siamo molto grati all'onorevole Mannaioli per questo pomeriggio che ci dedica, pomeriggio in cui avrebbe potuto rientrare nella sua Reggio Emilia, stare con la sua famiglia. Credo che conosciamo molto bene come la sfida più difficile per chi siede in Parlamento sia quella di non perdere il contatto con i territori, con le associazioni, con la cultura che ha dato origine anche a questo impegno politico, per cui io sono da una parte un po' mi sento in colpa di averla sottratta al suo territorio, dall'altra insomma Modena non è così lontana da Reggio Emilia e quindi insomma in fondo possiamo anche immaginare che coltiva lo stesso la relazione con il suo territorio, anche se non è magari quello da cui proviene. Quindi sono veramente molto grato e credo che ci aiuta, insomma, forse anche la sua presenza a riconnettere il fatto che spesso chi si impegna a livello politico in realtà ha un'appartenenza, non solo quella territoriale, ma anche quella del percorso precedente, perché nel suo caso la sua competenza, la sua preparazione, la sua vita prima dell'impegno in politica era quella della docenza all'interno della pedagogia e delle scienze dell'educazione, quindi insomma in fondo possiamo dire che all'interno della cosa pubblica lei non ha portato solo e prima di tutto il suo territorio, ma anche la sua attenzione nel mondo della pedagogia. Se uno scorre la lista del suo coinvolgimento nella sesi legislativa si accorge che solidarietà sociale, assistenza a chi è disagiato, minori vittime di bullismo, tratta, abbandono, maltrattamenti, protezione della famiglia da quegli urti della vita che possono essere il carcere, la ludopatia, la violenza, sono un po' le aree che rappresentano il suo impegno politico e diciamo è molto bello per noi che siamo nell'ambito dell'educazione sapere che qualcuno all'interno del Parlamento ha un certo tipo di sensibilità e quindi insomma siamo profondamente grati anche a chi mette tra parentesi la propria carriera universitaria, gli studi eccetera e magari inizia un'avventura politica che come sappiamo tutti ha sempre degli esiti incerti e a volte tocca dirlo, dei rovesci inaspettati che lasciano veramente molto l'amaro in bocca, per cui insomma ci vuole il coraggio a farlo, quindi io sono molto riconoscente di questo. Però al di là di, diciamo, di questo impegno personale, quell'invito che l'abbiamo fatto è in quanto proponente di un importante disegno di legge per quello che è il riconoscimento degli educatori come figura professionale. È un iter che è cominciato da un paio di giorni, nel 2014, ecco, quindi insomma forse qualcosa di più. E quando è partita una proposta di legge dal titolo chiaro e inequivocabile disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista. Ecco, quindi siamo partiti, è partita nel 2014 con questo. E poi questa proposta di legge ha ricevuto il via libera dalla Camera un paio d'anni dopo, quindi a giugno del 2016. È passato in Senato e il titolo già era cambiato. Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista. E allora, diciamo, mi permetto di introdurre il momento con una prima domanda, che è questa, insomma, cosa l'ha spinta a inoltrare questo disegno di legge? Che soddisfazione nel vederlo approvato dalla Camera, quindi insomma di vedere che forse un'intuizione poteva prendere corpo e poi se questo cambiamento in itinere significa qualcosa, se è rilevante, se in fondo è soltanto un cambio di titolo o invece racconta di un cambio di rotta anche nel progetto originario. Come poi spesso noi sappiamo, i cambi di rotta sono certamente imprevisti, non necessariamente sono negativi, però insomma è vero che così è andata, quindi il titolo oggi è diverso. Per cui io mi sono permesso un paio di domande, vi dico anche come procederei, insomma, lasciamo un po' di spazio all'onorevole, ancora un paio di suggestioni dopo questo primo giro
e poi nella parte finale assolutamente la possibilità di intervenire. Noi sappiamo che abbiamo tempo fino alle 17, per cui diciamo il tempo ce lo dosiamo per bene e poi la lasciamo partire, perché è giusto che appunto tenga rapporti con la sua città. Grazie, grazie di questo invito, grazie a tutti voi di questa presenza oggi, grazie di queste domande che in effetti dimostrano che si è colto nel segno, perché questo cambiamento di titolo in realtà non è solo un cambiamento di titolo, dietro questo cambiamento di titolo c'è una storia che riassumerò, perché è una storia che dura da quasi 3 anni, quindi non è che 3 anni sono molto lunghi, soprattutto se sono vissuti intensamente per portare a casa un progetto di legge di iniziativa parlamentare. Naturalmente se noi avessimo un solo ramo del Parlamento avremmo già la legge, avendo il bicameralismo non sappiamo ancora quanti viaggi dovrà fare, speriamo pochi, uno sicuramente ancora, perché non è detto che ci arriviamo in fondo prima della fine della legislatura. Questa è la mia, lo dico subito, la mia principale preoccupazione, perché vorrebbe dire aver lavorato per niente, per me, ma soprattutto vorrebbe dire lasciare le cose esattamente come stavano prima dell'iter di questa legge, e quindi lasciare ancora nel vago, e rispondo quindi alla prima domanda, che cosa mi ha spinto a presentare questa proposta di legge, tra le altre che hanno per oggetto diverse sfaccettature della dimensione dei minori o delle famiglie, ma questa è l'unica che riguarda invece la dimensione professionale di chi lavora con minori, famiglie, disabili, detenuti, immigrati, insomma tutti gli ambiti in cui lavorano gli educatori. Che cosa mi ha spinto? È facile intuirlo, io sono coordinatrice del corso di laurea in scienze della formazione all'Università Cattolica di Milano, e vengo da una storia pedagogica, quindi questa è la mia vita, e ho visto troppe volte i miei studenti uscire laureati, capaci, competenti, e essere nell'ambito lavorativo troppo sottovalutati, troppo conseguentemente sottopagati. E d'altra parte, per avere un contratto di lavoro, un riconoscimento anche sindacale, occorre la figura professionale, se no non riusciamo a fare un contratto sindacale che stabilisca delle norme minime per i compensi. In più, avendo io girato per l'Italia per presentare come di giornate come oggi, ne ho fatte almeno 500, in giro per l'Italia in contesti diversi, ho trovato di tutto. Ci sono delle realtà educative, dei servizi educativi dove non c'è neanche un laureato, e nessun laureato in scienze dell'educazione e della formazione. Quindi persone che col titolo di ragioniere, di perito elettrotecnico, di qualsiasi altro titolo, voglio dire, fanno gli educatori, senza nulla togliere al fatto che siano bravi a fare gli educatori, intendiamoci, io sono una che crede che non basti il titolo di laurea per fare un bravo educatore, ma credo anche che quello sia il requisito di partenza e anche requisito per innalzare la qualità dei servizi. Quindi partiamo da lì. Il percorso non è stato facile già da subito, perché, e questo spiega la seconda domanda, cioè il cambiamento del titolo, perché oltre alla mia era stata depositata dalla collega Binetti, medico,
un'altra proposta di legge sugli educatori e sui pedagogisti. E quindi la prima cosa è stata vedere come si poteva, le due leggi sono state ovviamente abbinate dall'ufficio preposto a questo, e questo arrivare solo a definire queste figure diverse ha comportato circa un anno di sedute. Perché? Perché nelle audizioni c'erano pressioni dai vari auditi. Per fortuna nell'ambito pedagogico tutte le associazioni pedagogiche tranne una si sono pronunciati in modo favorevole al testo poi definitivo. Da coloro che provenivano dall'ambito invece di medicina, SMT2 come laurea, ci sono state delle, dal loro punto di vista, lo capisco, anche legittime resistenze, perché oggi un laureato da medicina che si chiama educatore professionale, e sono 20 anni che esiste questo corso di laurea, può andare a lavorare ovunque, quindi non solo in ogni ambito, quindi dall'infanzia all'ambito, non solo nell'ambito sanitario o sociosanitario, benché venga da medicina, ma ovunque. E quindi dal loro punto di vista questa legge è una restrizione di campo, perché non possono più andare a lavorare ovunque. Se uno vuole andare a lavorare come educatore di un asilo nido, in un asilo nido, con questa legge e con quel titolo non lo potrà più fare. Viceversa, però, avevamo tutti laureati in scienze dell'educazione e della formazione, quindi L19, che temevano e temono di essere estromessi da tutti i servizi sociosanitari, in primis l'ambito della, il macro ambito della disabilità. Quindi voi capite che si trattava di una contrattazione non semplice, che aveva alle spalle storia, diciamo realtà consolidate, realtà dove si era tentato, perché in realtà la legge parlava di, quando fu istituita, e io ero allora tra l'altro in università cattolica e facevo parte del gruppo che presiedeva alla fusione, che poi non è avvenuta, dei due corsi di laurea, si parlava di interazione fra i due corsi, ma poche sono le realtà in Italia in cui ciò è avvenuto. E infatti il mio primo incontro l'ho tenuto proprio a Torino, che è un'università dove c'è sia il corso di laurea L19, sia un corso di laurea interfacoltà tra medicina e scienze dell'educazione. Ovviamente l'interesse è grosso, dovunque sono andate in ambito accademico, per esempio le aule erano straripanti, perché sempre gli incontri tenuti in aule, nell'aula magna, a Ferrara, come a Torino, come a Milano Bicocca, la cosa interessa non solo coloro che già lavorano, ma anche gli studenti stessi, che ovviamente vogliono sapere dove potranno andare a lavorare una volta laureati. Allora, il compromesso raggiunto è all'origine di questa variazione nel titolo, ovvero i laureati L19 potranno andare a lavorare nell'ambito socio-pedagogico, i laureati di medicina SMT2 potranno andare a lavorare nell'ambito socio-sanitario. Inoltre, i laureati in L19 potranno andare a lavorare anch'essi nell'ambito sociosanitario per svolgere attività educative. Quindi non confondiamo le attività educative con quelle riabilitative. In più, su tutti gli altri ambiti, che poi se vorrete elencheremo dettagliatamente, ma la sostanza è questa, quindi l'educatore non è più una figura, ma sono due. In più
la terza figura del titolo è il pedagogista, che è, diciamo, la figura che è l'espressione della laurea, delle lauree magistrali che seguono le lauree triennali in scienze dell'educazione, che corrispondono alla vecchia laurea in pedagogia quadriennale, e tutti, quindi i vecchi laureati quadriennali e i nuovi laurea magistrali che hanno fatto il biennio laurea magistrale, tutti saranno laureati abilitati, quindi la laurea quinquennale e le vecchie lauree quadriennali in pedagogia sono lauree abilitanti, senza uno specifico esame di abilitazione, cioè semplicemente quando il rettore, il presidente della sessione di laurea dice la proclamo dottore in, adesso dottore in laurea abilitante in scienze dell'educazione e della formazione. Questi due passaggi quindi sono importanti, e aggiungo subito un altro passaggio importante: oggi questi laureati della facoltà di scienze della formazione non possono andare all'estero vedendosi riconosciuto il titolo di studio come laurea, nel senso che se un laureato nostro italiano va in Francia, in Germania, in Svizzera, deve fare il badante, deve fare l'accuditore, ma non può fare l'educatore, perché il nostro titolo non è riconosciuto in quanto non corrisponde ai parametri Q&Q della qualificazione europea dei titoli. Quindi questa legge prevede anche che invece chi va all'estero, proprio perché si mettono dei requisiti ben precisi, potrà diventare educatore anche in contesti o in servizi di altri paesi europei. Quindi diciamo che lo spirito di fondo di questa legge è di fare giustizia, di mettere giustizia e di conferire un riconoscimento professionale a una professione che purtroppo viene svolta spesso nell'ombra, nell'oscurità, che è poco riconosciuta, che è poco conosciuta anche. Guardate che i miei colleghi, quindi insomma, persone che dovrebbero essere un po' addentro, no, alle cose, molti di loro mi si rivolgono dicendomi: dunque la tua legge è quella ma chi è esattamente un educatore? Questo per dirvi che non solo per strada, ma anche nei luoghi dove si legifera, c'è bisogno di far conoscere chi è l'educatore, che cosa fa l'educatore, perché al massimo l'educatore si occupa dell'educazione dei bambini, e invece nella legge viene chiarito in modo molto esplicito che l'educazione è rivolta a tutto l'arco della vita, quindi riguarda i bambini, ma gli adulti, ma gli anziani, cioè ogni età della vita ha ovviamente delle sue specifiche, ma il lifelong learning è comunque il filo conduttore di questa proposta di legge. Io lo dico con orgoglio che il lavoro che è stato fatto insieme alla collega Binetti ha conosciuto fasi ovviamente di tensione, fasi anche di scontro, di difficoltà, però sempre nella massima lealtà, cioè non abbiamo, nessuna delle due, mai rinunciato comunque al dialogo, anche quando eravamo in disaccordo totale, abbiamo poi sempre cercato, magari una settimana dopo, di ricomporre. Dunque, allora vediamo come potremmo, e alla fine, pian pianino, passo dopo passo, ci siamo usciti. Poi alla Camera, sto parlando sempre dell'iter della Camera, è stata tenuta ferma per 3 mesi dalla Commissione Bilancio,
quando tutte le altre commissioni, compresa la commissione lavoro, che era quella che io temevo di più, avevano dato tutte parere positivo, la commissione bilancio l'ha tenuta ferma per 3 mesi perché riteneva che costasse questa legge. Poi magari ci torniamo sopra il perché costava. Alla fine, anche lì naturalmente la Ragioneria Generale dello Stato, che sempre fa le pulci a tutte, e proprio perché questa figura è una figura semi sconosciuta, non è stato facile, guardate, far capire che non costava niente e che questa figura professionale già esisteva, quindi che non c'era bisogno di istituire un nuovo corso di laurea, arruolare dei nuovi docenti, che non bisognavano altre aule, cioè tutte le obiezioni che facevano erano di questo tipo, quindi costerà di più. In realtà alla fine siamo riusciti pian pianino, giorno dopo giorno, ad arrivare a questa conclusione. Il 21 giugno abbiamo approvato la legge alla Camera, il 21 giugno, quindi è quasi un anno. Il comportamento del Movimento 5 Stelle è stato quello un po' più ambiguo, perché alla sera prima in commissione la legge è stata approvata all'unanimità, quindi vale a dire anche col voto del Movimento 5 Stelle, tutte le forze politiche erano presenti e tutte hanno votato a favore. La mattina dopo, quando è stata approvata in aula, è stata approvata con il voto a favore di tutti i parlamentari, ci sono stati solo due voti, non due gruppi parlamentari, due di numero voti contrari, forse distratti, forse non lo so, non ho mai capito perché queste due persone avevano votato contro. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto, come spesso fa, che è comunque la forma di massimo consenso che si può ottenere dal Movimento 5 Stelle. Sta di fatto che comunque non abbiamo avuto voti contrari. Per cui quando è arrivata al Senato io ero convinta che i tempi sarebbero stati brevi. È passato un anno, siamo ancora qui. Le ragioni sono varie, sono di natura anche politica, perché in mezzo c'è stato un referendum per il nostro partito, le primarie, ci sono stati spostamenti nei gruppi parlamentari, chi è passato da un gruppo all'altro, insomma il clima al Senato, come tutti saprete dai giornali, è un clima molto difficile e quindi io capisco che prima ci fossero delle leggi più importanti, poi la finanziaria, che è ovvio più importante della legge sugli educatori, però ho sempre avuto il sostegno del presidente Tonini della commissione bilancio, che mi ha sempre detto: guarda, appena abbiamo finito queste cose macro, stai tranquilla che la tua legge verrà presa in esame. E così è stato. Ed è stata esaminata per la prima volta il 7 marzo. La commissione ha chiesto la relazione tecnica di passaggio, si chiama così, il termine tecnico del passaggio dalla Camera al Senato, al MIUR. Il MIUR ha mandato questa relazione e quindi questa settimana, martedì, è stata ripresa la discussione nella commissione bilancio. Ma la Ragioneria Generale dello Stato, sempre quella della Camera, ha richiesto degli ulteriori chiarimenti e quindi l'ha fermata. Io speravo che, avendo già fatto tutto l'iter alla Camera, avrei avuto il parere favorevole. Vi annoio con questi... speravo che avrei avuto il parere favorevole e invece dobbiamo ripartire ancora a spiegare alla Ragioneria Generale dello Stato che questa legge non comporterà ulteriori costi aggiuntivi. Speriamo di farcela in tempo. Poi nel frattempo però c'è stata un'altra cosa importante per noi educatori: l'approvazione definitiva delle leggi delega, delle 8 deleghe della legge 107, quindi la cosiddetta buona scuola.
Una di queste deleghe riguarda lo 06. Vedi caso, lo 06 è uno degli ambiti, degli sbocchi occupazionali degli educatori. Allora, al Senato, la Commissione Settima del Senato ha presentato numerosi emendamenti, tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti, i più disparati, da chi ha chiesto, non so se qualcuno li ha guardati in rete, ma ce ne sono alcuni davvero interessanti. Per esempio, una chiede che venga assimilato alla figura professionale del grafologo. Questo per dirvi com'è vario il mondo, insomma. Oppure qualcuno ha chiesto che ci fossero cambiamenti di diversa natura. Gli emendamenti sono stati tanti, presentati da tutte le forze politiche. Ma quello che ovviamente ci riguarda di più è il cambiamento che nel frattempo è stato approvato nella delega della legge 107 sullo 06, dove si dice che il titolo di laurea richiesto è quello L19 oppure scienze della formazione primaria, con un anno però di curriculum specifico, che è il modello, diciamo, bolognese, dico grossolanamente, insomma, per capirci, è il modello vigente nell'Università di Bologna e nella regione dell'Emilia Romagna. Anche questo significa allora che anche noi dovremo modificare. E lì c'è un emendamento Puglisi, che è la relatrice al Senato, molto lungo, che è anche molto complesso, che io spero di riuscire a, spero, ma su questo non ho ancora nessuna certezza, spero che riusciremo semplicemente a tradurre in una formula che dica: per quanto riguarda il titolo di accesso nei servizi 06, si rimanda a quanto contenuto nella legge delega della legge 107, che sarebbe la cosa più semplice, per dire, andando a lavorare nello stesso servizio, è ovvio che questa legge non dovrà dire qualcosa di diverso. Ecco, io spero che riusciamo a fare questo passaggio. In ogni caso, se anche si cambia, e questo dovremmo farlo, perché cambiando lo 06 è ovvio che cambia anche, deve cambiare anche la nostra indicazione. D'altra parte, se al Senato anche cambiassimo solo una virgola, dovrebbe tornare alla Camera, e quindi tornerà alla Camera. Io sto premendo per accelerare i tempi e non so se ci riuscirò, perché dipenderà dalla durata della legislatura, e ancora non sappiamo quando andremo a votare. Se la legislatura arriva a scadenza naturale, ho fondati motivi di sperare che ci arriveremo in fondo. Se si dovesse andare ad elezioni anticipate, è probabile che tutto questo lavoro sia stato fatto per niente. E questo davvero sarebbe molto molto deprimente, perché per quel po' che vi ho raccontato vi rendete conto di quanto lavoro c'è stato dietro. E quindi io spero che si arrivi a fine legislatura. Alla Camera c'è un buon consenso, anche da parte del Movimento 5 Stelle, perché io ho continuato ovviamente a interloquire con tutti i colleghi della Camera, perché non vorrei che poi, una volta arrivata alla Camera, qualcuno dicesse: eh no, adesso la cambiamo ancora e la rimandiamo al Senato, il che vorrebbe dire proprio la fine. Quindi speriamo che alla Camera venga approvata così come arriva dal Senato, e se anche ci sono alcune parti che avremmo voluto diverse, io per prima, credo che comunque sia importante portare comunque a compimento, quindi portare a casa, se anche non si porta il 100%, ma l'80%,
tutta quella prima parte del mio intervento, quella non è stata toccata dagli emendamenti, quindi il riconoscimento del titolo, il riconoscimento all'estero, la laurea abilitante, che vuol dire la possibilità di svolgere anche la professione di educatore o di pedagogista come libera professione, quindi con partita IVA, credo che siano comunque, questi non sono stati toccati dagli emendamenti, credo che siano comunque risultati importanti, soprattutto in quelle parti del nostro paese, in quelle regioni del nostro paese, dove noi forse non ci rendiamo ben conto, perché da noi gli educatori in genere magari sono laureati in psicologia o in filosofia, ma comunque insomma sono sempre persone che un po' di temi relazionali sullo sviluppo e sull'educazione li hanno affrontati. Ci sono invece regioni dove questo non c'è minimamente, e quindi abbiamo personale eterogeneo e quindi persone in balia di personale che, ripeto, può essere anche qualificato perché l'esperienza è certamente importante, ma può anche non esserlo. E in effetti la legge che, non so se avete seguito, che è uscita qualche tempo fa, ferma anch'essa al Senato, la cosiddetta legge sulle telecamere, nasceva proprio da quegli episodi, e vedi caso, sempre quegli episodi di violenza o di persino abusi, insomma, nei confronti di minori negli asili, era personale non laureato. Ripeto, io non credo che la laurea ci metta al riparo da, ma credo che sia il punto di partenza. Metto qui i ringraziamenti, perché poi si corre il rischio di affrettare la fine e non dando lo spazio dovuto, quindi vi rinnovo l'onorevole Iori per questa sua presenza, il tempo che ci dona, e anche per questo impegno che, così riflettendo, insomma, chiede anche una certa ascesi, perché fare questo lavoro col timore di vedere che tutto venga vanificato magari da un intoppo, da un colpo di mano, da una fine anticipata legislatura, e non perdere lo stesso la volontà, il coraggio, la fiducia, cioè, secondo me ci vuole veramente molta, molta convinzione, molta passione e credo anche molta disciplina interiore nell'avere chiaro per chi lo si sta facendo e perché. Poi non è facile, perché forse dopo un po' ci si infastidisce anche e magari ci si demotiva. Ecco, invece grazie di questa costanza, grazie anche al CEIS che ha promosso questa iniziativa e che è rappresentato dal direttore generale nella sua carica più alta, però insomma, poi ci sono un po' di altre persone a vario titolo. Un grazie anche a Umberto Vitrani, che è professore dell'Istituto Tognolo, l'ente universitario fondato dal CEIS e collegato alla Facoltà Ausilium di Roma, che è stato l'indispensabile tra l'union con la nostra ospite, quindi grazie Umberto della mediazione che hai svolto, e un grazie a Lia, la segretaria del Tognolo, perché credo che sia per la sua tenacia che noi oggi siamo qui, visto che insomma ci sono stati un po' di contrattempi, magari chi era nella mailing list ha visto che questa data si doveva un po' spostare per esigenze varie, per cui insomma se ce l'abbiamo fatta è anche molto grazie a tutte queste convergenze. Io termino io con due domande e poi dopo in realtà rimarrà appunto lo spazio restante per anche un confronto. Se il disegno di legge rimanesse più o meno com'è finora, tolte appunto queste cose che potranno avvenire al Senato, cosa ci sarà da aspettarsi? Cioè, alla fine di questo iter, che scenario vediamo, ecco, ed eventualmente quali spostamenti potranno esserci in questa rotta? Mi riferisco ad esempio a quali sono i titoli necessari, tutti li devono acquisire, soltanto alcuni, quindi mi piacerebbe un po', è ovvio che stiamo parlando di una cosa futuribile, non c'è certezza che le cose stiano, ma se
stessero come oggi sono impostate. Che cosa ci possiamo immaginare dalla fine dell'approvazione di questa legge in avanti? Ecco, poi dopo è anche magari un po' una curiosità mia, ma forse professionale, insomma, abbiamo capito da dove è nato e ora ci chiediamo dove andrà a finire, cioè quale sarà un po' il risultato finale di questo percorso, per come lo ha impostato e desidera, poi lo ha condiviso anche con molti colleghi, per cui insomma, non è solo una sua come dire, intuizione, ma anche già l'esito di una prima raccolta, di una prima elaborazione all'interno della Commissione. Però ecco un po' che cosa ci aspettiamo per il futuro. Allora, innanzitutto ci aspettiamo una qualificazione maggiore dei servizi socioeducativi, perché avere del personale qualificato significa rendere un servizio migliore ai cittadini che si rivolgono ai servizi socioeducativi. Che cosa ci aspettiamo dal punto di vista dello spostamento dei titoli? Allora, credo che il cambiamento più grosso sia l'individuazione della laurea L19 come la laurea che dà accesso ai servizi educativi. Ovviamente non in modo ottuso, non in modo drastico, non in modo immediato, il che vuol dire che si tiene conto e a questo è dedicato l'articolo 13 della legge, si tiene conto di tutte le diverse situazioni oggi esistenti, per cui per esempio noi abbiamo molti laureati in psicologia che svolgono attività di educatori professionali, abbiamo dei non laureati, abbiamo dei laureati in altre discipline. Allora, la legge prevede che dall'entrata in vigore in avanti il titolo di accesso sarà L19. Per coloro che sono già in servizio, queste norme transitorie contenute nell'articolo 13, che forse saranno ancora modificate al Senato a loro volta, ma comunque nella sostanza il criterio che abbiamo usato è: primo, chi lavora da molti anni nei servizi, qualunque titolo abbia, viene considerato educatore professionale, indipendentemente che sia anche, non sia nemmeno laureato. Perché? Proprio perché è stato citato Umberto, col quale ho condiviso i primi anni in cui veniva formata a livello regionale, in collaborazione con l'ASL, la figura dell'educatore professionale. E noi sappiamo che abbiamo avuto degli studenti molto bravi, che non erano laureati, che sono stati degli ottimi educatori. E mi sembrerebbe ingiusto, e per fortuna io non ho solo l'esperienza accademica, ma ho anche quell'esperienza, e per fortuna che ho sempre io non ho mai fatto l'accademico a tavolino, ho sempre lavorato molto nell'ambito dei servizi educativi e conosco quindi le persone che ci lavorano e so anche la qualità del lavoro che fanno. Ed è per questo che mi sono premurata come prima cosa di dire: chi lavora da tanti anni, l'esperienza se l'è fatta sul campo, non solo, ma queste persone sono le persone meritevoli di aver costruito a mani nude i nostri servizi educativi, i servizi educativi che noi abbiamo oggi. E quindi un grande merito a queste persone, mi sembrava proprio giusto costringere a prendere il titolo di laurea. Poi le persone che lavorano da un numero minore di anni possono conseguire con un anno solo speciale, preferibilmente online, quindi le università si attiveranno per svolgere online in modo che se uno vuole continuare a lavorare e non perdere giorni di lavoro potrà farlo da casa. Un corso ad hoc
ripetibile per 3 anni, quindi uno ha anche tempo di pensarci su, e acquisire la laurea, acquisire il titolo, diciamo, equivalente alla laurea, e può andare, e potrà quindi andare a lavorare dovunque. Ma prevede anche la possibilità per chi non vuole fare l'anno, non ha il titolo, di non essere comunque licenziabili, cioè chi ha un contratto a tempo indeterminato o presso una cooperativa sociale o presso un servizio sociale e dice va bene, io sto qui, sto bene, non ho intenzione di cambiare, può rimanere così com'è, quindi non è richiesto nessun titolo obbligatorio. Perché abbiamo messo allora l'anno? Perché se uno dice non si sa mai, la vita è lunga, oggi sto bene qui, ma domani potrei voler cambiare città o ambito di lavoro, e quindi diamo la possibilità di questa transizione, diciamo, tra il non avere il titolo e il non avere la laurea, tra il non avere la laurea e il non avere un eventuale lavoro successivamente, la possibilità allora con un anno di acquisire, sarebbe una facilitazione, diciamo, per utilizzare. Su questo siamo stati criticati di essere troppo buoni, troppo generosi, soprattutto dai neolaureati, che ovviamente dicono come io ho fatto 3 anni di università e devo vedermi equiparato a chi invece non è laureato. Io che sono un po' più anziana, da anziana a signora, penso che sia giusto valorizzare l'esperienza, perché ho imparato che non c'è libro, possiamo leggere tutti i libri di pedagogia che vogliamo, ma dove si impara a fare l'educatore è nel vivo della relazione educativa con le persone, e quindi per me l'esperienza vale come lo studio. Non faccio distinzione tra serie A e serie B, tutti e due ci vuole lo studio, la competenza teorica, ma ci vuole anche l'esperienza pratica, e hanno pari dignità. Questo è un mio assunto anche dal punto di vista scientifico, perché questa è la differenza tra la pedagogia e le altre scienze umane, le altre scienze dell'educazione, nel senso che la pedagogia è sempre una disciplina per la pratica, nella pratica, nel senso che è sempre rivolta alla pratica. E il rapporto tra la pedagogia e l'educazione è un rapporto di strettissimo legame, nel senso che la pedagogia ha per oggetto specifico l'educazione. Nessun'altra disciplina ha per oggetto specifico l'educazione, però non è una scienza autarchica, è una scienza autonoma ma non autarchica, quindi... Ma se ci pensate bene, quando la sociologia o la psicologia si occupano di educazione, siccome sono scienze che si occupano di molte altre cose, noi parliamo di sociologia dell'educazione o di psicologia dell'educazione. Esistono queste branche del sapere, esistono degli esami che si chiamano così. Quindi la sociologia si occupa del sociale e si può occupare anche dell'educazione. La pedagogia si occupa, ha come oggetto specifico l'educazione, quindi è la disciplina portante. Ma che rapporto ha quindi con l'educazione, che è il suo oggetto di indagine? Non ha solo un rapporto di un rapporto monodirezionale. Io pedagogia come scienza dico a te educatore come devi fare, come ti devi comportare. La pedagogia insegna e impara dall'esperienza, quindi il rapporto è di circolarità, nel senso che la pedagogia dà all'educazione e prende dall'educazione per poter rielaborare. Quindi forse la metafora più giusta non sarebbe la circolarità ma la spirale,
perché in questo modo cresce il sapere pedagogico e cresce la qualità delle pratiche educative, perché la pedagogia impara dall'esperienza e cede all'esperienza la sua elaborazione teorica in una perenne circolarità. Se noi ci guardiamo indietro e guardiamo la storia del pensiero pedagogico, ci accorgiamo bene di tutti i cambiamenti che sono intercorsi nell'arco di, diciamo, da Rousseau perlomeno ad oggi, e quindi credo che sia, se crediamo questo, se io ho insegnato per una vita questo ai miei studenti, sarebbe contraddittorio che poi quando vado a fare una legge sugli educatori e pedagogisti non tenessi conto di questo. E quindi è questa legge, io la considero la traduzione legislativa di tutti i miei anni di studi e di esperienza con il lavoro educativo. Grazie, io non ho più altro tempo, quindi mi concedo libertà, spazio alle domande, tolta appunto la pubblica decenza e insomma l'educazione, ma per il resto siamo liberissimi di poter interloquire su quello che è appunto un po' l'oggetto del nostro incontro. Curiosità mia, come mai ad oggi la laurea dell'educatore non era riconosciuta a livello europeo? Vogliamo sentire anche la seconda? Prego. Visto che sono i due percorsi, il socio sanitario e il socio pedagogico, proprio una domanda, una curiosità, ma quanti sono i socio sanitari? Non ne conosco neanche uno, ero curioso di sapere un po' la proporzione, perché sa che uno gioca la sua attività, però sì, possiamo aggiungere una terza, ci fermiamo a tre semplicemente perché dopo diamo lo spazio di ricordarsene, poi aggiungiamo ancora. Io chiedevo anche nella proposta di legge la questione economica e il discorso delle cooperative, il perché le cooperative sì e il perché no in altri ambiti. Ok, facciamo dopo un secondo giro ancora. Sì. Allora, la prima domanda, la risposta la trovo nell'articolo 5 del testo di legge, la qualifica europea dell'educatore che deve possedere alcune conoscenze che rientrano nel QEQ, che è il quadro europeo delle qualificazioni, e che prevede esattamente che l'educatore sia quindi inserito a un sesto livello, mentre il pedagogista sia un settimo livello. La differenza fra i due livelli consiste nel fatto che l'educatore può diciamo progettare a livello di massimo di equipe progetti educativi ovviamente, mentre il pedagogista può progettare o coordinare una struttura educativa. Quindi questa è la differenza e lo trovo proprio qua nel Parlamento europeo che ha emanato il QEQ, quindi il quadro europeo delle qualificazioni. La seconda domanda... Quanti sono? Allora, certamente sono un numero molto inferiore i laureati da medicina, perché hanno il numero chiuso, e questo è il motivo per cui noi non abbiamo potuto mettere nella triennale nostra, dico nostra perché io mi sento ancora scienze della formazione, il motivo per cui non abbiamo potuto mettere anche noi l'abilitazione l'abbiamo messa nei pedagogisti, quindi nel settimo livello, ma non nel sesto livello, perché non abbiamo un numero chiuso l'esame di accesso. Nella facoltà di scienze della formazione noi abbiamo una laurea abilitante che è scienze della formazione primaria, che infatti ha il test d'ingresso, e quindi numero chiuso e test d'ingresso, mentre la L19 non ha né numero chiuso né test d'ingresso, dunque questo rende impossibile metterla all'abilitante. La sproporzione certamente c'è,
perché medicina è a numero chiuso, perché il numero di accesso è molto limitato e il numero di ore di tirocinio è molto più elevato rispetto a scienze dell'educazione, quindi la differenza c'è. Chi si iscrive, diciamo, all'educatore professionale di medicina si sobbarca anche questi requisiti che poi gli vengono restituiti sotto forma di titolo abilitante, e cosa che la scienza dell'educazione non c'è. E poi, ecco, questa legge non parla di compensi, perché questa proposta di legge è la premessa per poter fare dei contratti di lavoro e stabilire quindi dei livelli di retribuzione. Senza questo, cioè se non c'è la figura professionale, non si potranno, cioè saremo sempre nell'arbitrarietà. Infatti, io lo so bene, abbiamo dei nostri studenti, dei miei studenti, che lavorano pagati meno delle COLF. E quindi quando all'inizio dicevo dignità professionale uguale a dignità salariale, nel senso che se non hai la dignità professionale non potrai accampare nessuna richiesta, nessuna rivendicazione salariale. Se non vieni tu ne trovo altri 10, visto che se il titolo non è obbligatorio ne trovo che verranno a 2 euro all'ora a lavorare. Quindi è importante avere oggi la qualifica professionale per poter avere domani una rivendicazione salariale. E questa realtà virtuale adesso rispetto alle cooperative, come si può immaginare? Allora, io con le cooperative ho cooperato molto nella stesura di questa legge, sono stati loro molto favorevoli, dopo anche con loro un altro tavolo di discussione, sarò ad Ancona non questo weekend ma quell'altro proprio con Legacoop Marche, ho fatto a Parma un incontro con Legacoop, a Reggio e a Parma un incontro con Legacoop Emilia Romagna, perché per loro il loro problema era: ma noi allora che prendiamo gli appalti siamo costretti a rispettare, cioè le persone che noi assumiamo negli appalti devono poi rendere conto ai servizi? Certo che sì, perché le cooperative dovranno rendere conto. Se un servizio mi chiede un educatore, io cooperativa che faccio da tramite dovrò a mia volta chiedere, richiedere il titolo, però anche qui con tutte le transizioni che abbiamo detto. Quindi la cooperativa, per esempio, può in questo modo scegliere anche dove è meglio destinare in modo più appropriato le competenze delle persone che vi lavorano. Ma giusto per non rendere troppo, lasciamo spazio anche a chi aveva altre domande, visto che c'è qualche altro. Io nell'anno scorso, la sua discorsa che seguo un po' tutti i fatti online. Seguo la sua pagina e così via, e ho letto tanta roba, tra cui mi è capitato di leggere uno scontro piuttosto polemico tra l'ordine di psicologi e le varie associazioni pedagogiche e quelle che in qualche modo riunivano gli educatori, e ci sono stati dei temi non solo in modo acceso, in certi casi il linguaggio è stato piuttosto polemico fino ad essere offensivo. Mi ricordo il presidente dell'ordine della regione Sicilia che diceva cose di fuoco contro un pedagogista. Ricordo di una lettera aperta a lei che chiedeva se i pedagogisti, gli educatori, dovessero poi avere una paura che questa legge potesse in qualche modo rendere funzionale il lavoro dello psicologo il lavoro dell'educatore smart pedagogista. Quindi la mia domanda è: potremmo avere noi educatori e smart pedagogisti un'autonomia funzionale, decisionale e non soltanto legata a una visione di tipo, a questo punto lo dico, psicologistico? Ass-
Assolutamente sì. È una domanda un po' stupida, ma semplice, nel senso che è uscito dalla quadriennale del Centro di Educazione per l'Ordinamento, è che qui parlato per la docenza. Certo, questa è una risposta lampo, sì. Invece questo tema che lei pone, è, allora, noi abbiamo avuto un documento che è un comunicato congiunto, che qui con logo e firme, di tutte le associazioni di educatori e pedagogisti tranne una, e quindi noi abbiamo la ANIPED, non so se voi siete soci di qualche cooperativa o qualche associazione di educatori e pedagogisti, comunque la ANIPED, la APEI, la AP, PEDIAS, UNIPED e ANPE si sono tutte schierate a favore della proposta di legge, tranne ANEP, che non è ANPE, è ANEP, perché quella è l'associazione degli educatori che escono da medicina, che continuano a rivendicare il loro diritto ad andare a lavorare ovunque, non limitatamente al socio sanitario. Questo documento è stato mandato in commissione e quindi si rivendica il valore del sapere pedagogico. Ovviamente la diciamo, categoria, usiamo questo termine più conciliante, dei psicologi è più forte di quella dei pedagogisti per la loro storia, perché hanno un albo professionale che noi non abbiamo e quindi perché hanno a loro volta il numero chiuso, il test d'ingresso, tutta una serie di requisiti che non esistono per l'educatore e il pedagogista. E su questo noi alla Camera non avevamo detto niente, eravamo stati tranchant, avevamo detto basta, il titolo per fare l'educatore è L19, punto. Al Senato uno degli emendamenti che probabilmente passerà, perché i psicologi alla Camera in audizione sono venute delle persone più diciamo concilianti, più insomma, non hanno fatto grandi anche perché finché eravamo alla Camera si pensava che non sarebbe mai arrivata al Senato e quindi quando invece è arrivata al Senato, gli psicologi sono andati in audizione con delle richieste molto pressanti e il compromesso che è stato trovato è la laurea è L19, quindi abbiamo riaffermato il principio che la laurea dell'educatore e del pedagogista è L19, ma gli psicologi possono accedere al corso di laurea L19 vedendosi riconosciuti i primi 2 anni. Non è detto che rimanga così, ma al momento l'emendamento è così e quindi devono fare un quarto anno dopo, se sono già laureati ovviamente, possono fare un quarto anno, quindi una seconda tesi di laurea, i tirocini, tutto quello che è richiesto nella laurea L19 per poter acquisire la laurea in scienze dell'educazione. Diciamo che è un percorso facilitato per gli psicologi che considera il sapere psicologico comunque importante, anche perché molti di questi psicologi hanno sostenuto anche degli esami di psicologia dello sviluppo, anche di area pedagogica. Altri titoli di laurea non sono stati trattati così, in modo così formale, perché come sapete in tutte le università esiste la commissione riconoscimento crediti, quindi in teoria anche uno che viene da ingegneria può avere sostenuto degli esami. Io ho avuto una mia collaboratrice che ha fatto il dottorato con me, che veniva da ingegneria prima laurea, e
e quando si è iscritto da noi si è vista riconoscere due crediti, quelli di informatica. Quindi la commissione del riconoscimento crediti funziona per tutte le facoltà di provenienza, sia che uno cambi facoltà in itinere, cioè fa un anno di psicologia e poi, o di filosofia o di storia, che ne so, e poi vuole iscriversi, sia che uno sia già laureato in uno di questi corsi di studi e voglia acquisire un secondo titolo di studio. Io prima parlavo di abilitazione per i pedagogisti e non ho capito di cosa si trattasse, c'era uno, c'era due, e non ho capito in che modo con quella legge cambi la professione, l'esigibilità dei pedagogisti da parte degli enti. Cioè, dov'è che possono accedere, cioè, sono obbligati ad assumere pedagogisti? Chi è obbligato a assumere pedagogisti? Ok, allora la prima è la libera professione, non si poteva fare, ci sono ancora cause e cause in corso per abuso di titolo se uno fa il pedagogista, perché non esiste la figura professionale, quindi come lo psicologo può fare lo psicologo, il pedagogista non può fare, uno non può aprire uno studio di pedagogista, ok? Quindi dopo la legge invece potrà fare la libera professione perché la sua laurea sarà abilitante. Immediatamente, senza un altro esame entrato? Niente, la legge non prevede albo professionale, per ora. Io poi personalmente, questo è un mio parere personale, sono contraria agli albi professionali perché li considero delle lobby e quindi non mi vanno. In ogni caso, invece, rispetto la possibilità di poter fare il pedagogista come. E la seconda domanda, non me la ricordo più. C'è chi può esigere il pedagogista? Ah, beh, il pedagogista o il laureato quinquennale è colui che è preposto a coordinare servizi educativi, cioè un educatore, quando dicevo prima sesto livello, settimo livello del QEQ, l'educatore non potrà mai coordinare una struttura educativa, che sia del CEIS, che sia un asilo nido, che sia un servizio di accoglienza per immigrati. Il coordinamento prevede anche delle competenze in più, di più largo respiro, e quindi per coordinare a capo delle, in pratica, a capo delle strutture educative ci vuole non un educatore, ma un laureato quinquennale o un pedagogista. Ma e questa andrà automaticamente in tutte le strutture educative? No, anche qui sempre con le norme transitorie, per cui non è che chi è già coordinatore e ha la laurea in filosofia gli si dice vai via. Anche lì chi già è coordinatore, per esempio, ci sono varie realtà. Io ricevo centinaia di mail, perché capite anche voi che stiamo parlando di una realtà talmente eterogenea sul territorio nazionale che io ricevo centinaia di mail di persone che mi descrivono la loro posizione ed è un mondo estremamente variegato e ne ho ricevute tante di persone che dicevano no, come io sono coordinatore di un servizio, sono laureato in filosofia o psicologia o qualche altra disciplina e non potrò più farlo. Allora, dopo l'uscita della legge non potrà più essere assunto ex novo un coordinatore, ma chi già lo sta facendo potrà continuare a farlo. È meglio l'articolo 18. Io volevo chiedere, per le persone invece che hanno minore esperienza professionale alle spalle,
Mi sembra di aver capito che per poter poi realizzare questo anno integrativo sono sufficienti minimo 3 anni di esperienza. Anche non continuativa. Anche non continuativa. Sì, autocertificati. 2 anni e mezzo, quindi sono... C'è ancora il cambio. Vai. Perché ora che sia approvata, okay. Tranquillo. Era un decreto legge. No, dopo ci sono i decreti attuativi. Perché l'altra riflessione, mentre si discuteva di questo, è per esempio, io ho fatto la qualifica di. Ho preso la qualifica di animatore sociale. E quindi 4 anni fa, quindi si parlava dei benefici. Per i vantaggi di poter svolgere questa attività, e qualcuno mi, qualche zanzara all'orecchio mi era arrivata dicendo: guarda che secondo me non dura a lungo questo tipo di qualifica, come per il discorso, per il problema di questa legge che pone. La riflessione che porto è anche questa, che si continuano a sfornare invece corsi per animatori sociali, quindi io che me ne sono accorto in ritardo e guardo ancora queste scuole, e quindi anche mi viene a dire qui c'è anche un business che continua, però sono anche il business delle illusioni, perché poi tante persone ma certo non rigiri il coltello nella mia perché questa è la cosa che mi fa soffrire no, di più, nel senso che io ho trovato in rete che stanno già vendendo prima che esca la legge, stanno già vendendo l'anno, quindi siamo in Italia, e quindi i furbi si inseriscono e si infilano dappertutto vendendo titoli falsi che le persone pagano anche, perché io ho visto vendo per soli 1.000 euro. Come soli 1.000 euro quando tu lo puoi fare in base alle leggi gratuitamente o pagando le tasse che non saranno mai 1.000 euro comunque, e quindi però purtroppo in rete, e queste cose le troviamo in rete, c'è di tutto e ci sono già persone che si sono messe avanti a vendere l'anno di equiparazione del titolo. Mi raccomando, spargetela questa voce, non fate dei corsi di una mano alzata là dietro, sì? Poi là dietro, anzi scusa, io mi trovo molto nella descrizione che ho fatto prima, no? Di questo ruolo confuso di questa professione inesistente, da cui me la sono inventata, nel senso che appunto sono dei casi che ho aperto partita IVA perché vengo da un ambito linguistico, e in questo modo sono riuscita ad operare anche in ambito educativo facendo l'educatrice a livello linguistico, sin dalla prima infanzia. E da lì poi ho spaziato anche, in realtà ho fatto il percorso contrario, con adulti, età, facoltà diverse, eccetera. Quindi in realtà anche in questo contesto io ho operato per diverso tempo. Però mi trovo nelle condizioni, dopo aver insomma, parlato con tutti i sindacati, controllato le leggi, provvista di tutto, di non essere inquadrabile dal punto di vista professionale. Per via della laurea in lingue, io dopo la triennale ho conseguito, cioè durante la triennale ho conseguito dei incarichi della specialistica. Triennale in lingue. Triennale in lingue. Proprio per poi accedere al TFA. Mi sono avviata nella triennale con i crediti della specialistica, hanno fatto specialistica, ho visto rimasto in lingua anche questo. Per cui sto cercando da anni un corso di laurea che mi permetta di conoscere la legge italiana, che sono operato anche all'estero, e non so, proprio perché non so cosa occorra, secondo il discorso che faceva lei, perché queste esperienze concrete vengano riconosciute, nel senso che io posso autocertificare quello che voglio, secondo chiunque altro, però dall'ambito della prima infanzia all'ambito adulto, all'ambito linguistico ed educativo pure semplice, l'esperienza c'è, ma chi controlla, chi ce l'ha veramente, quali sono gli strumenti e da dove va, quale sarebbe quel percorso concreto. Qualora la legge partisse, io vorrei essere informata e partire senza cancellarlo, no? Per intenderci, se fossi io rientrante nella teoria, poi laureato online. Quindi ho una confusione in testa che vive da almeno 12 anni, per cui non saprei veramente. Allora, lei è proprio un esempio della giungla normativa che
che con questa legge abbiamo cercato di normare, cioè abbiamo cercato di mettere ordine nel caos normativo in cui si trovano tutti coloro che lavorano con l'educazione, quindi anche a scuola, anche l'educatore scolastico è una figura che non esiste, eccetera. Allora, lei però all'inizio diceva ha lavorato con partita IVA. Questa quindi, è stata la mia risposta alla conclusione italiana. Sì, prima, ma per quanti anni ha lavorato con partita IVA? Partita IVA da ormai sono 5 anni. Quindi a tuttora. Per cui lei che cosa attesta? Niente, perché è libera professionista. Questa è la parte della professione. Poi chiaramente nel contempo ho spaziato anche con e come dipendente quanti anni mette insieme? Dovrei fare conti, non so se perché ho lavorato anche all'estero, quindi non so se verrebbero riconosciuti. Sì, vengono riconosciuti, purché attestati ovviamente sempre, no? Attestabili comunque. Se lei riesce a mettere insieme. Allora, gli anni di partita IVA non hanno nessun valore. No, perché sono anni libero professionali, quindi, e in più con una competenza linguistica, neanche pedagogica. Invece, se lei riesce a dimostrare di aver svolto lavoro educativo per almeno 3 anni, anche non continuativi, quindi se su 5 riesce a mettere insieme 3 anni, allora ha diritto a fare quell'anno che dicevo prima. Anche esperienze di volontariato. Allora, l'esperienza di volontariato è un'altra questione ancora che ci è stata proposta e che è oggetto di un emendamento giacente al Senato. E da me sono arrivati è arrivato il terzo settore dicendo chiediamo questo riconoscimento quando la legge era proprio in dirittura d'arrivo e quindi non c'era più margine, perché erano già scaduti emendamenti e subemendamenti. Io l'ho suggerito al Senato e ho visto che è stato presentato da una senatrice questo, però non so dirle, cioè io degli emendamenti che sono stati presentati al Senato non posso dire nulla, nel senso che prima devono arrivare tutti i pareri delle commissioni, sono arrivati tutti tranne la bilancio, poi con gli emendamenti il testo cambierà, ma gli emendamenti saranno il risultato della discussione della Commissione Settima in Senato, e quindi a questo punto, al punto in cui siamo oggi, non sono in grado di rispondere. Io per ragioni pedagogiche, prima di dare l'ultima domanda, mi piacerebbe dire se qualcuno di quelli che non hanno ancora fatto domande ha voglia di fare una domanda, ti concedo l'ultima, altrimenti abbiamo già chi è pronto a montare su, però credo che sia anche giusto dare parola se qualcuno è più timido e non più fatica a fare una domanda. La posso fare io? Intanto la saluto, visto che sono una sua ex allieva della scuola degli educatori di Reggio Emilia, 1993. Ecco, quindi io sono ancora qui. E di recente, dopo la qualifica come educatore professionale, approdai all'Università di Bologna, dopo una serie di vicende l'ho lasciato lì, e di recente ho scritto al professor Guerra per capire un po' come erano, insomma, le nostre condizioni, soprattutto per questa divisione sul socio sanitario, nel senso che io sono attualmente educatrice professionale con la qualifica regionale e opero in un servizio sociosanitario, ad esempio. Quindi volevo capire bene. Allora, tutti gli educatori della sua generazione, quelli che hanno fatto i corsi regionali triennali / biennali, sono nella condizione di essere considerati equipollenti ai laureati. Quindi non deve fare nulla. Va bene? Chi può rimanere nel settore dove si trova, nessuno può. Quindi su di noi non viene fatta questa distinzione tra socio sanitario e. Voi siete gli intoccabili.
Buona sogni! Proprio per piacere, noi siamo tutti colleghi, questo che porta la dietro le cose. Per chi invece viene, come lei, da pedagogia o la scienza dell'educazione, no? E lavora con noi nel socio sanitario, lei rimane comunque un intoccabile, una varia? No, allora, se è... voi siete come anni di servizio. Io ho 12 anni di servizio, con una formazione in filosofia non confusa. Allora, lei sì, perché per ora, come è stato licenziato dalla Camera, erano 15 anni e quindi lei è a posto. Invece 12 anni ancora non era. Due anni non, in ogni caso non li avremo, perché la legislatura scade al massimo tra un anno. Preciso, l'ho detto anche prima ma lo torno a precisare, per chi lavora in ambito sociosanitario, non importa da quanti anni, con laurea in pedagogia o in scienze dell'educazione e della formazione, può rimanere purché il servizio in cui lavora dichiari che il lavoro che svolge è un lavoro educativo, socio-educativo e non socio-sanitario. Cioè è proprio chiaramente indicato, se vuole sincerarsene, le dico anche l'articolo così se lo va a leggere. Nell'articolo 3 nell'articolo 3 c'è l'ambito sociosanitario e della salute, virgola, limitatamente agli aspetti socioeducativi. Su quel limitatamente ci siamo sbranati, ovviamente, no? Perché per gli aspetti, invece il limitatamente ha voluto proprio mettere una saracinesca e dire possono andare, però se il suo ambito di lavoro le dice che lei sta facendo un lavoro socio-educativo, in ambito socio-sanitario, il problema non c'è. Io non lo so, mi metto ai suoi tempi, io sto parlando di veloce. Il ruolo del Tali Smutter. Siccome ci sono molti microlini improvvisati, tali sono trattati conosciute, altre sì, altre non si sa, sono andate fuori situazioni su situazioni. Volevo capire se questa legge non darà anche questa professionalità oppure se c'è una corsa di laurea per mettere questo tipo di... No, questa legge non prende in considerazione le Tali Smutter, ma solo i servizi pubblici. Pubblici o privati, parificati, riconosciuti, quindi non. Però la Tag Smutter è un servizio che oggi c'è, domani non c'è, perché quando i bambini crescono, essendo legata alla struttura condominiale o territoriale, è chiaro che la Tag Smutter non è una figura che dura nel tempo, e quindi noi non possiamo formarla. Io però ho in mente di presentarla almeno una regolamentazione dei requisiti delle Tali Smutter, perché una minima formazione credo che sia necessaria per non lasciare i propri bambini cioè quando una madre decide di fare l'educatrice anche di altri bambini, beh, 2 o 3 mesi ci vogliamo far fare per darle almeno qualche ABC su come muoversi, secondo me sì. Ma quindi come viene applicata la libera professione secondo questa legge 19? Non ho capito. Per esempio, quando si parlava di libera professione secondo questo corso di laurea, si parla di che cosa? Di
Ma la Tagis Mutter non è una libera professionale. No, lo so, ma mi viene in mente una figura che potesse spaziare, no? Allora, la L19 è un corso di laurea che permette un esercizio di corso di professionalità a livello di libera professione, quindi vuol dire collaborazione all'interno delle scuole, ad ore o... Sì, certamente, questo già è possibile, permette di aprire, se uno vuole aprire un'attività e dice io sono un'educatrice e mi rivolgo a genitori, singoli, gruppi di genitori per problemi educativi, sì, lo posso fare. Bene, io vi ringrazio tutti e ringrazio. Grazie a voi.